Dal mese di luglio a Tirano stop alle auto in Piazza delle Stazioni e in via Mazzini. È stata infatti istituita in via sperimentale una zona ZTL, acronimo di zona a traffico limitato. Quest'anno abbiamo pensato di istituire una zona pedonale nella Piazza delle Stazioni che partirà nei primi 10 giorni di luglio. È una decisione che era in cantiere da tempo e che va incontro anche a una richiesta di molti operatori, ma anche della pratica di vita quotidiana di quel luogo. La Piazza della Stazione è una piazza che accoglie centinaia di persone, direi forse anche migliaia di persone al giorno, sia e soprattutto dalla ferrovia Retica, ma anche dalla ferrovia Trenord, e la sua dimensione si è dimostrata in questi ultimi anni veramente compressa. Quindi la convivenza fra pedoni, in prevalenza turisti e automobili, iniziava ad essere un po' un problema e questa pedonalizzazione fa parte anche di un'idea generale di questa amministrazione. Dal mese prossimo, quindi, l'accesso e la circolazione delle auto saranno limitate soltanto a particolari categorie di utenti e veicoli. L'istituzione è sperimentale perché chiaramente dobbiamo anche vedere come si evolve nel corso dei mesi la fruizione della piazza e se e quali eventualmente problemi può comportare questa chiusura, anche se sicuramente, come definito nell'ordinanza, tutte le persone che vi lavorano, tutte le persone che risiedono, tutte le persone che a vario titolo hanno necessità oggettiva, concreta di entrare nella piazza saranno tutte autorizzate, quindi non c'è un'esclusione. Non resta che attendere ora la concretizzazione della sperimentazione per capire cosa ne pensano tiranesi e turisti.